Buongiorno. L'unica cosa che avrebbe potuto impedirmi di essere qui era l'influenza, da cui mi sono liberato appena, quindi come si avverte, diciamo, da una certa stanchezza della voce. Ma voglio innanzitutto unirmi anch'io al ringraziamento a chi ha voluto, a chi ha preso l'iniziativa, all'Associazione Cento Fiori, alla città di Savona, al sindaco, per una decisione che non può che essere vista con profonda gratitudine, non solo da parte di tutti noi che siamo stati membri di quel partito e che animiamo questa associazione che nel nome di Enrico Berlinguer vuole mantenere vivo un legame con una parte così importante della storia del paese, ma lasciatemi dire che per chi come me ha avuto la fortuna nella vita di condividere un'esperienza con Enrico Berlinguer, perché in quegli anni entusiasmanti e drammatici che vanno dal 75 al 1980, in cui lui fu la guida del più grande partito comunista del mondo occidentale e lo portò al suo momento più alto e poi a vivere l'inizio della sua crisi, io ero segretario dei giovani comunisti ed eravamo vicini, anche perché essendo stato anche lui il segretario della FIGC, continuava a vivere con grande interesse, passione, curiosità l'esperienza politica dei giovani. E così capitava a me, devo dire, allora era pesante, adesso è un ricordo straordinario, di essere convocato magari la sera quando finiva il pesante lavoro per parlare dei giovani, perché lui voleva capire cosa succedeva nel mondo giovanile e quindi di avere convissuto esperienze straordinarie con una delle personalità che senza dubbio è stata una delle personalità maggiori della storia italiana del secondo dopoguerra. Direi che dopo la generazione dei padri della Repubblica e della Costituzione, Berlinguer è stato, insieme ad Aldo Moro, la personalità maggiore. E alla generazione precedente egli era profondamente legato. Io sono stato testimone, l'ho raccontato in un libro, di un viaggio, ero piuttosto giovane, con Berlinguer e Pertini, che pochi chilometri da qui, sopra il Bissò, la Stella, era nato, e testimone del legame di affetto che c'era tra queste due grandi personalità, affetto di cui Pertini dette una testimonianza commovente nel momento dell'estremo saluto a Enrico Berlinguer. Ho detto Berlinguer e Moro, e voglio anche dire del fatto che in questo periodo più recente della vicenda italiana mi capita in diverse circostanze di essere chiamato a parlare di quell'epoca. Ho come l'impressione, ma non vorrei essere ottimista, che oggi l'Italia si volga al passato in modo più sereno e consapevole di quanto non fosse sino a pochi anni fa. Noi abbiamo vissuto una stagione in cui l'ansia del nuovo ha portato, come dire, con sé quasi la volontà di cancellare un passato presentato sommariamente come un'esperienza di compromessi e corruzione. L'idea sgangherata che la Prima Repubblica sia stata Tangentopoli,
Oggi, dopo tanti anni di antipolitica, si comincia ad avvertire il logoramento della democrazia. E si guarda indietro, non perché si possa tornare indietro, ma per ritrovare nella storia migliore del paese le ragioni, i valori che possono aiutare ad andare avanti, ma con la volontà di ricostruire il sistema democratico. Si riscopre in quella stagione repubblicana il valore delle conquiste civili e sociali. Pensate che gli anni 70, che furono anni anche drammatici, gli anni del terrorismo, della resistenza unitaria contro la violenza, contro il terrorismo, della difesa della democrazia, furono nello stesso tempo però gli anni di straordinarie conquiste del paese. 78 è l'anno della riforma sanitaria, gli anni della legge 194, gli anni della legge sul divorzio, gli anni in cui si consolidano i diritti dei lavoratori, anni cioè nei quali la lotta per difendere la democrazia e anche le vicende più drammatiche non hanno tuttavia impedito un avanzamento del paese, una modernizzazione, ma anche nel segno di una lotta alla diseguaglianza e di maggiori opportunità di inclusione sociale e di giustizia. Ecco, Berlinguer è stato uno dei protagonisti di questa stagione, in cui la difesa della democrazia si è sempre saldata alla lotta per i diritti dei cittadini più deboli, dei cittadini che lavorano, del mondo femminile. E questo ha gettato le basi di una convivenza che oggi avvertiamo talora come un valore minacciato e che ha bisogno di nuove battaglie per essere difeso e rilanciato. Berlinguer visse la crisi, la doppia crisi direi, la crisi della Repubblica dei partiti e la crisi del movimento comunista di cui egli era uno dei maggiori protagonisti sulla scena internazionale. E di queste due crisi egli fu pienamente consapevole e cercò di dare una risposta. E direi che tutti gli ultimi anni della sua vita, e anche una delle ragioni del fascino della sua personalità, sta proprio in questa battaglia per rinnovare ciò in cui lui credeva più profondamente: la democrazia italiana, la sua lotta contro il corrompimento dei partiti, per una rifondazione etica anche del sistema democratico e dei partiti, e quel movimento comunista di cui egli si sentì sempre parte, un eretico. E tale era, direi, nel modo più radicale. Io ho visto quanto lontano fosse dal mondo sovietico. E tuttavia un eretico che non ha mai rinunciato a sentirsi comunista e che fino alla fine, quando Minoli gli chiese di che cosa si sentisse orgoglioso, lui non rispose di avere portato il Partito Comunista al massimo storico, ma semplicemente di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. E nel suo sforzo per rinnovare il sistema democratico, Berlinguer lasciò una testimonianza molto importante. Penso alla sua storica intervista con Eugenio Scalfari sulla questione morale, sulla crisi dei partiti, in cui la critica della degenerazione dei partiti non prese mai la piega del qualunquismo antipolitico,
ma fu sempre animata dalla volontà di rigenerare, di ricostruire, nella consapevolezza che i partiti erano, restavano e secondo me tuttora sono un elemento fondamentale della partecipazione democratica, è la democrazia che vive, attraverso la quale i cittadini esercitano il loro potere, che non è soltanto quello di andare ogni tanto a votare, perché se si riduce a quello, poi ci si stanca anche di questo rito, come vediamo purtroppo accadere nel nostro paese e anche in altri paesi democratici. E nello stesso tempo Berlinguer cercò di riproporre un'idea moderna del comunismo, consapevole che quando egli stesso aveva detto che si era esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, non aveva parlato soltanto della Russia, dell'Unione Sovietica o dell'Est, parlava anche del suo partito, perché anche quel partito era figlio della rivoluzione d'ottobre. E quindi si poneva il problema di come rifondare una critica del capitalismo che fosse moderna e che non fosse più legata all'attesa messianica di una società altra. E qui Berlinguer ha lasciato una testimonianza vivissima, un grande sforzo intellettuale, perché è stato il primo grande leader della sinistra tradizionale a comprendere fino in fondo il valore rivoluzionario della rivolta femminile. È stato il primo leader della sinistra tradizionale, insieme a Willy Brandt e a Olof Palme, a cogliere nel tema della difesa dell'ambiente, di un nuovo modello di sviluppo, una delle grandi sfide storiche del nostro tempo. È stato uno dei leader, degli intellettuali, che hanno percepito il problema che nasceva per una innovazione tecnologica che cambiava la vita delle persone e che rischiava di entrare in conflitto con la difesa più profonda dell'uomo, dei suoi diritti, della sua natura. E in questo sforzo Berlinguer seppe parlare ben al di là dei confini del suo partito, perché seppe interpretare, per esempio, una idea della centralità della persona che appartiene anche al mondo cattolico, alla sua cultura, è una delle ragioni della sua popolarità e del fatto che egli fu percepito come una personalità di tutti gli italiani e non solo di una parte. Io penso che c'è molto di attuale in questo. Certo, non in modo scolastico. I grandi classici ci parlano non per quello che hanno detto, ma per il fatto che ci indicano il cammino di una ricerca. E diciamoci la verità, abbiamo vissuto anche qui anni in cui la fiducia a critica nella globalizzazione capitalistica ci ha fatto pensare che non c'era più spazio per una critica del capitalismo, perché la crescita della ricchezza globale avrebbe risolto tutti i problemi. E poi ci siamo accorti che non era vero. Ci siamo accorti che quella crescita non ha cancellato le diseguaglianze, e anzi ne ha prodotte di ancora più profonde e drammatiche. Non ha cancellato il conflitto tra sviluppo e ambiente, che anzi ormai si propone come una questione persino di sopravvivenza del pianeta e dell'umanità. E dunque le ragioni della critica permangono. E lo stimolo a riprendere una cultura critica come fondamento incancellabile di una forza di cambiamento, e la sinistra deve essere una forza di cambiamento, questo stimolo torna attuale. Ecco perché noi ci volgiamo, diciamo, a Berlinguer
non soltanto così per ricordare un monumento del passato, ma perché lo sentiamo, e questo accade, badate, anche all'interno di una generazione giovane che non solo non lo ha mai incrociato, diciamo, ma lo ha sentito al massimo raccontare dai nonni oramai. Perché noi stiamo parlando, e ne parliamo con passione, ne parliamo con partecipazione sentimentale, di un uomo che è morto 40 anni fa. Eppure molti di noi lo sentiamo ancora vicino. E questa è la grandezza dei classici, e cioè di quelle personalità che lasciano un segno non cancellabile nella storia e nella coscienza delle persone. E questo fu Berlinguer, per le ragioni che ho detto, e poi da ultimo, lasciatemi dire, per il fascino della sua personalità, per il fatto che era un uomo mite, timido, e in particolare, io ricordo, era timidissimo con le donne, timidissimo con le donne. Anche per una forma estrema di rispetto, soprattutto quando percepiva che c'erano delle donne, a volte anche bellissime, che lo amavano perdutamente, diciamo, si chiudeva a riccio, intimorito. Un uomo timido, mite, ma nello stesso tempo di una fermezza assoluta quando si trattava dei suoi principi, delle sue convinzioni, dei suoi ideali. E in questo contrasto tra l'apparente, diciamo, fragilità della sua personalità e invece la forza delle sue convinzioni, c'è una delle ragioni del suo fascino. Perché, vedete, lo ha scritto, cito la memoria, ma la memoria regge, lo ha scritto in modo straordinario Peppino Fiori in quella biografia di Berlinguer, che rimane un libro molto importante per capire fino in fondo chi è stato Berlinguer. Ha scritto: Berlinguer era, ed era percepito, come un uomo autentico, cioè non scisso. E Fiori aggiunge: non un predicatore di giustizia, ma un uomo giusto, non un predicatore di moralità, ma un uomo morale. Questa è stata la sua forza, e questo, a mio giudizio, rimane ancora oggi il segno che ha lasciato nella storia del paese. Grazie. Mille grazie. Adesso scopriamo la targa, e poi sarà piantato un albero che sarà l'albero di Berlinguer, che abbiamo a Prolungamento a Mare.